Stretta sulla sicurezza a Pordenone, rafforzati i controlli in diverse aree, soprattutto quelle a ridosso del centro storico e in alcune zone sensibili della città. Ce ne parla Natascia Gargano. Sono qui, bevono, fanno confusione, se la gente passa in mezzo si infastidiscono anche. I residenti dell'area, compresa tra la stazione e le vie limitrofi a ridosso del centro storico di Pordenone, lamentano da tempo la presenza di gruppi di ragazzi che si rendono protagonisti di liti, schiamazzi e degrado, in alcuni casi anche di aggressioni. Episodi che turbano la tranquillità del capoluogo e nei confronti dei quali il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Domenico Lione, ha deciso di intervenire con controlli coordinati tra forze dell'ordine più incisivi e visibili, anche con l'ausilio dei cani antidroga, sorvegliate speciali, alcune zone sensibili di accesso alla città e di maggiore aggregazione, e se necessario vietando anche l'accesso a determinati luoghi agli autori di condotte illecite. Mi spiace, io ho paura di uscire la sera e che io sono pordenonese, da sola non uscirei più. Sporcano dappertutto, si mettono per terra qui, quindi è un po' un problema. Quello che vedo è semmai degrado, gente che getta i ragazzi, gettano immondizie e cose del genere. Io penso che siano soltanto dei giovani che in qualche maniera vivono dei disagi. Penso e presumo che tutto vada ridimensionato. I reati in città sono calati del 10% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Vedo sempre le forze d'ordine presente, quindi non posso lamentare niente.